il discorso del rischio di sindrome è un fatto processuale, è stato un aspetto processuale, questo in realtà si può anche valutare, un fatto di polo paventante. Il nostro professionista, ripeto, c'è da dire che comunque fa diversi piatti, comunque ha il punto di portare la vita alla soluzione, è una scelta processuale, fa parte del presente, di 10-15 anni che voglio vedere, sono ogni si può vedere anche 20 anni, però è stato lui che ha detto espressamente che conviene fare il polo, non fare come ciò, tanto la sua azione. Devo lavorare facendo una soluzione, la ci siamo fidati. Ok, prendiamo atto delle perplessità di Giulia Sanconi, Ali Berretti. Sì. No, invece dico, la nostra intenzione anche su questo programma era di fare un impianto fotovoltaico sul parcheggio della piscina comunale con delle flessiline e collegarlo agli impianti di illuminazione pubblica, così come è stato fatto per le scuole medie, e si ha un guadagno perché non si paga la corrente che viene utilizzata, in più viene pagata la corrente prodotta. Perché non affidarsi a questi impianti? Ne abbiamo ancora strutture, abbiamo il parapetto, abbiamo ancora scuole, abbiamo, può essere anche il centro vicinale. Invece di andare a fare un'opera del genere con molto attraso, tra 10 anni, come abbiamo sentito, non si sa può andare bene, può andare male, andare a impegnare dei soldi pubblici, andare a decidere da adesso un impegno tra 20 anni cosa potrà succedere, per un'opera che non è, secondo me, di è sempre un bene creare energia pulita, però non c'è un servizio al cittadino, non c'è, non è un'opera pubblica dove c'è quel bisogno dove viene adoperato, dove il cittadino può trovare del, non lo so, per esempio un impianto sportivo, una scuola. Questo qui è un'opera in più che viene fatta con un attacco del genere per andare a impegnare la protezione comunale tra 20 anni su una cosa così grossa, magari farlo più piccolo o riuscire a fare, come ho detto, su questi edifici che ne abbiamo da sistemare, dove in 10 anni, 12 anni, anche se si un po' si sbaglia, ma l'anno non è grave. Mi sembra un po' troppo, anche perché sono soldi pubblici, io penso, se ognuno a casa sua, non so di quanti di voi firmerebbe un impianto del genere a casa propria. Penso, cioè se adesso lei mi dice, guardi, quello che si paga in più, lo metto io. Chiedo lei se è una cosa del consigliere, se voi dite, non lo so, noi garantiamo noi se c'è una differenza su questa cifra. Tra 20 anni, noi se c'è la differenza alla fine con il diritto pari, oppure non c'è stato per l'anno, abbiamo rimesso, i soldi li mettiamo noi. Penso quando si adopera i soldi pubblici bisogna pensare anche che siano soldi propri. Non tardare, adesso facciamo una bella figura, facciamo un impianto fotovoltaico, mega fanatico, che anche noi ce l'abbiamo. Penso che bisogna pensarci bene, sono soldi pubblici, non so quanti di voi fermerebbero questa cosa che ho detto. Vediamo nero su bianco, se voi andate a fare adesso, tra 20 anni, viene paga, abbiamo visto che i derivati, perché lo fa uno, lo fa l'altro, sono partiti dentro di qualche comune, di questi derivati. Perché lo faceva l'altro, lo faceva questo, anche lì tecnici, finanziari e quant'altro, però alla fine il cittadino paga sempre. Vediamo. No, direi di dire che il fatto che impegniamo somme pubbliche della delibera si legge, sono soldi di privati che vendono. I 2 milioni e rotti non li mette il comune, c'è un piano finanziario con una previsione di almeno 700 mila euro di guadagno. È chiaro che se nessuno parteciperà, perché nessuno vuole dare il suo beneficio al comune, pazienza, abbiamo fatto un tentativo, la grande deserta, ma è chiaro che se invece fanno un'offerta che non è consona, quindi che il guadagno è almeno di 700 mila, non posso neanche partecipare. Conoscete voi come funzionano i bandi pubblici, no? Quindi
si parte da 700 e si va in su, a seconda di chi vincerà. Allora, metto i voti, quanti sono favorevoli, alzi una mano. Quanti contrari? Quanti astenuti? Quanti astenuto? Per l'immediata eseguibilità, quanti sono favorevoli? Quanti contrari? Astenuto? Approvazione, regolamento comunale per la disciplina di insegno di mezzi di pubblicità. Allora, trattasi di un regolamento predisposto dall'ufficio tecnico che consente praticamente a chi si vuole da semplice insegna per lo studio professionale o quant'altro, chi debba esporre il cartello pubblicitario della propria azienda, di evitare quel percorso che adesso si fa con la richiesta, con il passaggio in commissione edilizia e poi con la documentazione finale, consente semplicemente di comunicare quello che sta facendo e poi farlo senza attendere un ok del comune, sempre che rientri ovviamente in questi parametri, una serie di parametri, di misure e di condizioni in relazione al tipo di scala, al tipo di posto dove si va inserito l'insegna o il mezzo pubblicitario. Si guarda molto quello che dice il codice della strada per quanto riguarda le definizioni di mezzi pubblicitari, le classificazioni delle strade e quant'altro. Ecco, due piccoli errori sono stati commessi di partitura e qui va integrata la pagina 8, articolo 14, dopo aver il titolo inserito in campi pubblicitari di servizio si dice si definisce campi pubblicitari di esercizio, che evidentemente è servizio e non di esercizio. E poi a pagina 25, se non vado errato, è stato lasciato l'inserimento, è stato corretto bene, e entra in vigore il 1° luglio, che siamo nei tempi. Osservazioni, prego. Basta. No, adesso da quello che ho capito questo regolamento praticamente sono tutte le insegne. Sulle aziende non industriali, per esempio una ditta che espone il proprio cartellino, viene anche questa deve adeguarsi al regolamento. Penso che, non lo so, però faccio una stima così, mi sembra che quando riguardava il tipo di studio, c'erano circa 2.000 aziende di non famiglie, ma aziende. C'erano circa 1.000, adesso non penso che siano tutte che espongono, però si va a toccare circa un migliaio di aziende. Chiedo se per riuscire a mettersi in regola per il 1° luglio, penso che sia un po' difficile, tutte quante riescano, e se è previsto magari di inviare una lettera come vengono avvertite queste aziende, com'è che funziona, vengono tutte quante negli uffici. Come saranno informati, perché adesso qua la sede in Consiglio Comunale siamo pochi, come verrà fatta la pubblicità di questo regolamento, anche perché chi incappa in non mettersi in regola mi sembra che la sanzione sia abbastanza sia sui 500 euro. Dopo sono previste anche per le associazioni, per il prologo, per associazioni di seguire questo regolamento. Tutta la cartellonistica adesso per esempio ci sono tante sagre che devono mettersi in regola. Le pubblicità per le manifestazioni chiedo. Dopo vedo che faccio un minimo di 30 cartelli di tutto quando c'è una pubblicità di cartellonistica, un minimo di 30 cartelli.